Buongiorno a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro Bertola e vi presento la nostra videoprova di Epic, il nuovo gioco inerente alla serie Angry Birds. Allora, andiamo a provarlo insieme a voi. Vi dico già subito che con le runtime art il gioco non parte. Abbiamo dovuto switchare le vecchie runtime in modo da poter giocare. Adesso facciamo come fosse la prima volta che ci approcciamo al gioco. Vi ricordo che Rovio ha deciso di cambiare genere, cambiare tipo di gameplay e passare a un genere tutto diverso, quello dei giochi di ruolo. Giochi di ruolo che offrono un gameplay quindi a turni, un gameplay molto diverso dai tipici mordi e fuggi a cui eravamo abituati, e come potete vedere adesso l'avventura incomincia. Come al solito ci vedremo di fronte a dover combattere contro i maialini verdi. La trama non pensate che sia cambiata. Naturalmente ci sono più varianti, come potete già vedere c'è del testo che è... Vi faccio solo vedere l'intro un secondo, testo che ci introduce alle varie meccaniche di gioco, meccaniche che pur non essendo complesse per un gioco di ruolo sono comunque più complesse dei vecchi giochi di Rovio. Saltiamo un attimo lo scenario, andiamo avanti rapido e iniziamo. Volevo far vedere le opzioni sono piuttosto poche, in più come potete vedere essendo un gioco free to play è presente sin da subito i potenziamenti a pagamento, potenziamenti che purtroppo dovrebbero andare ad incidere sull'equilibrio del gioco, sulle dinamiche anche di gioco. Vediamo un attimino come funziona. Eccoci qua, il primo scontro. Selezioniamo il nostro combattente che va appunto a sfidare e in questo caso a battere l'avversario. Allora, come potete vedere la schermata finale di livello cambia il senso del gioco, visto che prima era soltanto una cosa alla fine di collezionabili, invece adesso raccogliere stelline ci consentirà di raccogliere anche più oggetti, visto che avremo tre opzioni invece che una. Lo scopo del gioco è andare avanti, battere tutti gli avversari che si trovano in ogni livello e far rimanere almeno un uccellino sul campo. Andiamo adesso a fronteggiare, questa volta abbiamo due avversari, andiamo prima a fronteggiare quello un po' più forte, ci indica chi vorrà colpire attraverso questo piccolo simbolo. Ok, dinamica tutta piuttosto semplice. Tre stelline, andiamo a girare la ruota. Purtroppo non abbiamo preso il pacco bonus. Andiamo adesso ad un livello leggermente più complesso. Volevo farvi vedere soltanto il mondo di gioco, questo è il primo livello, il primo mondo. E questo è il maiale giornaliero. Il maiale giornaliero è un livello creato ad hoc, procedurale praticamente, che ci consente di avere dei bonus aggiuntivi ogni giorno, quindi ci invoglia a collegarci una volta al giorno. Dobbiamo distruggere il maiale. Adesso avendo solo un guerriero con un singolo attacco il gioco è piuttosto noioso e semplicistico, quindi non ci vuole nessuna abilità, basta soltanto appunto cliccare
avanti per procedere nel gioco. 3 stelle, giriamo la ruota. Purtroppo non abbiamo preso il bonus. Allora, speriamo di arrivare. Ok, giorno 1, come potete vedere, collegandoci più giorni avremo anche dei moltiplicatori. Quindi tutto questo è fatto affinché noi ci colleghiamo ogni singolo giorno. Andiamo avanti. Una specie di mini boss, teniamo premuto. Se teniamo premuto, come potete vedere, possiamo vedere le statistiche del nostro personaggio. Abbiamo infligge 26 di danni, obbliga il personaggio attaccato a essere a attaccare Red per 3 turni di seguito. Il bersaglio riceve il 55% in meno di danni, dura 2 turni, è il bonus di protezione. E il salto eroico infligge 115 danni al nemico con più salute. E quindi è una sorta di attacco speciale che si fa quando il caricatore, nel nostro caso un peperoncino, va a caricarsi. Ok, come potete vedere adesso lui è obbligato ad attaccarci, dato che Red ha questa abilità speciale, per 3 turni. Ci chiede ancora di toccarlo. Abbiamo attivato l'abilità speciale che ci consente di avere un danno diminuito del 55%. Questo basta farlo con un singolo tocco. L'attacco. Attiviamo ancora la protezione, che però comunque ci consuma un turno. Quindi è il tuo turno, attacchiamo ancora. Adesso abbiamo il peperoncino pieno. Tocchiamo il peperoncino, lo spostiamo a Red. Red effettuerà l'attacco speciale. Come potete capire, Rovio ha tentato di creare un'interfaccia il più semplice possibile. E da questi primi livelli che abbiamo fatto sembra tutto molto facile e fruibile da chiunque. Naturalmente la forza di questo gioco, se avrà successo, sarà nell'essere anche complesso, perché un gioco di ruolo troppo semplicistico rischia comunque di diventare noioso nel breve periodo. Andiamo avanti, facciamo uno skip veloce della scena e andiamo al livello successivo. Vi faccio vedere ancora un po' di livelli, sperando di sbloccare con voi qualche classe. Allora, come potete vedere, adesso le cose si complicano. Preferisco attaccare prima di tutto il piccolino, così da eliminare un avversario. Poi attacco direttamente, mi carico. Potete vedere, maiale molto aggressivo, ma con una percentuale di attacco praticamente molto bassa. Adesso mi difendo, così ogni turno mi carico. Ultimo turno dovrei avere il peperoncino al massimo, esatto. Speriamo di riuscire a sconfiggerlo, dato che... Ok, dato che comunque di vite me ne erano rimaste pochissime. Ok, giriamo la ruota. Ok, altri bonus. Adesso andiamo a vedere a cosa servono i collezionabili, questi bonus che acquistiamo ad ogni livello. Allora, se andiamo per esempio nel negozio, caricamento. Ci fa andare.
Ok, come potete vedere, la moneta base è appunto questa moneta acquistabile in pacchetti. Esistono anche pacchetti naturalmente che non hanno senso per un gioco di questo valore, 82 euro per 3.000 monete non ha assolutamente senso. Io vi consiglio assolutamente sempre di non investire denaro se è possibile in questi giochi. Le monete servono come scambio per acquistare. Questa è l'essenza dell'amicizia, l'essenza dell'amicizia soprattutto, che ci consentiranno di fruire di diversi potenziamenti che più in là nell'avventura sono necessari. Qua abbiamo tre ondate di nemici, difficoltà media. Andiamo a fronteggiarlo. Come potete vedere in alto vediamo il numero di ondate. Ok, abbiamo fatto un critico. Seconda ondata. Allora, inizialmente è molto banale come gioco di ruolo. Anche se è fatto molto bene a livello di disegni e di caratterizzazione dei personaggi. Ultima ondata. Potete vedere abbiamo un nuovo personaggio da liberare. Ok, cerchiamo di liberarlo, non ci riusciamo. Ok, abbiamo liberato Yellow, un mago, che praticamente con un solo colpo ha distrutto tutti. Adesso vi faccio vedere un ultimo livello per vedere l'ingresso del mago in squadra cosa produce. Ok. Ok, abbiamo liberato, andiamo avanti. Ok, come potete vedere, Chuck ha la facoltà di colpire tutti gli avversari contemporaneamente. Eccoci qua, tocchiamo. Prima di tutto abbiamo come magia Tempesta che infligge 20 danni a tutti i nemici, Scudo Shock che i nemici che attaccano subiscono danni, 27 danni. E poi abbiamo la velocità della luce che lancia immediatamente 5 attacchi da 5 Angry Birds scelti a caso. Proviamo ad attaccare, dovrebbe attaccare tutto il gruppo. Molto comodo. Se noi per esempio spostiamo Red da questa parte possiamo abilitare la sua abilità di supporto agli altri personaggi della nostra squadra. Adesso cerchiamo di usiamo l'abilità di supporto dell'uccellino giallo con Red, poi usiamo Red per attaccare un altro maialino e digli attaccami. Come potete vedere, tutti quelli che attaccano Red vengono praticamente massacrati dall'abilità di supporto dello stesso. Ora proviamo ad attaccare noi. Praticamente si stanno autodistruggendo. Allora, in sostanza, Angry Birds Epic è un buon lavoro, sia a livello estetico, di design che di game design. Molto semplice, non vi troverete sicuramente di fronte ad un gioco di ruolo complesso, ma divertente, cambia un po' il genere. Purtroppo la formula del free to play, dalle prime impressioni, dai primi commenti di chi è riuscito ad andare molto, molto avanti nel gioco, confermano l'impressione che diventano quasi necessari, oppure rallenterà costantemente la progressione dell'avventura. Quindi gioco riuscito a metà, purtroppo noi non crediamo nei free to play, in nessuna loro formula,
Ci dispiace per questo perché il gioco comunque è ben riuscito. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.